Ciao ragazzi, bentrovati e bentornati sul mio canale. Sono in viaggio e sto andando a fare un altro voletto. Oggi mi sono portato un po' tutto l'occorrente, almeno spero di non aver dimenticato nulla. Mi sono portato il mio microfonino per cercare di rendere più ottimali queste videoregistrazioni. Ce l'ho qua attaccato sul bavero del giacchetto. E niente, quindi sto andando verso il campo per fare un altro voletto e vedere in dettaglio proprio come fare per alzare il mio drone, il drone che ho acquistato da poco, insomma, e non è da molto che lo sto utilizzando, quindi voglio rifare un po' tutte le operazioni, cerco di riprenderle così le condivido. Ok, ci vediamo dopo sul campo di volo. Eccomi arrivato allora al campo e vediamo un po' come si fa, insomma, tutto l'inizio di questo l'avvio. Allora, accendiamo prima il drone. Ok, si è acceso. Poi accendiamo il telecomando. Qui. Ok, prendiamo qualche secondo che si sincronizza il drone con il telecomando. Nel frattempo vedo che la wifi del drone già è pronta, quindi vado a cercare l'applicazione sul mio telefono, la XL Pro. Ok, nel frattempo aspettiamo che le giuste sincronizzazioni del drone col telecomando. Allora, il GPS è a zero, devo attendere che si facciano vedere i satelliti in sostanza, quindi che ci sia tutta questa sincronizzazione affinché il GPS vada in modalità 2, adesso è in modalità 1 e sarebbe un volo senza GPS, quindi bisogna attendere un po'. Nel frattempo posso eseguire la calibrazione. Allora, facciamo la calibrazione. Allora, la calibrazione, premiamo il tasto destro qui in alto al telecomando. Nel frattempo qui sta variando il numero di satelliti, già siamo a 7. Premo 5 secondi questo tasto e posso fare la calibrazione. Ok, la calibrazione è avvenuta e adesso devo effettuare la calibrazione della telecamera e devo togliere anche il coperchietto che la protegge. Allora, durante la fase di calibrazione della telecamera non devo toccare la telecamerina stessa. Bisogna premere 5 secondi questo tasto. Ok. Ok, la calibrazione è avvenuta perché ha smesso di lampeggiare un'iconcina sopra l'iconcina del drone. Bene, a questo punto possiamo accendere i motori e decollare. Vediamo, eh. Ok, il drone è decollato e a questo punto possiamo volare.